Massimo risultato con il minimo sforzo, però la squadra è ritornata alla vittoria in trasferta che mancava da 3 mesi. Minimo sforzo, non credo proprio. Credo che la squadra abbia fatto uno sforzo notevole. Vincere contro l'Entella dopo, in questo periodo non è facile per nessuno, ne sa qualcosa qualche squadra recentemente, no? E quindi sapevamo del valore, sapevamo di questo campo che comunque è molto rapido, e quindi sapevamo che la partita sicuramente non era per niente semplice. Anche sul 2-0 dentro la mia testa non c'era il minimo pensiero che la partita fosse chiusa, perché l'Entella ha dei valori. Ha una squadra organizzata, c'ha dei buoni giocatori sull'aspetto tecnico, ha due costruzioni, una corta e una lunga, soprattutto su quella lunga diventa molto difficile perché la Mantia è uno che di testa le prende tutte, sulle seconde palle quando hanno messo Aramu e De Luca, sono due giocatori che negli spazi stretti soprattutto fanno male e quindi sapevamo che era una partita sicuramente difficile. L'abbiamo un pochino complicata perché sul 2-0 l'abbiamo complicata, però bisogna dire che l'Entella è una signora squadra e quindi noi siamo molto contenti di averla vinta in maniera sofferta, però direi meritatamente. Mister, a me hanno impressionato molto gli ultimi 10 minuti vostri, nel senso che l'inerzia della partita dopo il gol dell'Entella sembrava essere un po' ribaltata a favore dei chiavaresi, eppure la vostra personalità, la vostra anche saggezza nel gestire certe situazioni ha fatto sì che negli ultimi 10 minuti si giocasse poco, questo credo che sia un buon segno per il prosieguo. È stata una grandissima sottolineatura, mi fa piacere perché quando si hanno delle persone che valutano anche queste cose, noi che facciamo questo lavoro veniamo anche esaltati sotto certi aspetti. Infatti la squadra dimostra di non, quasi mai di buttarla via, di giocare anche la palla anche nei momenti più difficili e dopo chiaramente certi giocatori che hanno personalità la semplificano. Mi sembra una classifica molto corta in avanti, adesso c'è una partita contro il Parma importante, sognata a sorpasso di Daniele Frosinone. Bisogna conquistarsi tutto con il lavoro. Noi cercheremo in tutte le maniere di andare a Parma a giocare una partita importante. E solo con queste cose qui noi potremo riuscire ad accorciare la classifica o comunque superare qualche squadra che in questo momento sta facendo molto bene. Grazie. Grazie.